musicisti spesso dicono che gli strumenti a corda li abbracci, gli strumenti non a corda no. Col pianoforte qual è il tipo di rapporto se non è un abbraccio? Direi forse un lungo bacio, nel senso che è davvero come una relazione, un continuo scambio di intensità, di potere. Poi nel momento, ad esempio, della creazione c'è uno stato quasi ipnotico, davvero sei proiettato in una nuova dimensione, sei solamente tu, lui e il tuo stato più intimo, i tuoi frammenti. E quindi direi che il bacio è una delle cose più intime in assoluto, potrebbe essere l'atto amoroso che mi lega al pianoforte. Roberta, finalmente torniamo a muoverci, ci riusciamo a vedere. E il movimento mi sembra uno degli elementi essenziali di questa tua voglia di musica adesso, no? A New Beginning nasce proprio da sì, qui. Sì, A New Beginning, Il suono dopo il silenzio, è un progetto di musica e teatro nato durante ovviamente la pandemia e quindi rinato nel momento in cui ha iniziato a muoversi tutto finalmente dopo un momento di stasi e di sospensione. È un viaggio ovviamente che celebra un nuovo inizio e una rinascita. Ed è quel movimento di cui tu parlavi, nel senso che abbiamo bisogno che la musica scuota dall'interno, che porti a non solo a delettare, ma anche appunto a muovere, a sommuovere. Muoversi fra i tasti per aprire confini, verso dove e in che modo? Verso dimensioni lontane che ci portano via da quelle che sono le situazioni complicate, problematiche della realtà, attraverso la bellezza, attraverso la meraviglia. Mi piace ancora di più utilizzare il termine meraviglia più che bellezza, è meno inflazionato, no? Si parla di arte come la costruzione di serenità, uno stato di meraviglia, di bellezza, diceva Glenn Gould, è proprio così, quindi attraverso la bellezza, attraverso la ricerca anche della condivisione, perché come sappiamo il potere della musica è dato anche nei momenti in cui davvero viene condiviso, quindi la gioia della composizione, la gioia di poterla ascoltare e la gioia di poterla ascoltare tutti insieme. A proposito di allora di futuro, di stupore e di bellezza, tutte le altre cose che stai facendo in questo momento tendono verso questo tipo di progetto, no? Di visione del mondo. Sì, sì, tendono a questo, soprattutto tendono a dare davvero un significato più alto rispetto a quello che può essere soltanto il momento di adrenalina, di emozione. C'è questo progetto molto bello dove condivido il palco con altri artisti, tra cui anche una delle menti più brillanti di questo secolo, che è il filosofo Luciano Floridi, e con lui, insieme ad altri artisti, Cinzia Spanò, Patrizia Laquidara, abbiamo unito e abbiamo contaminato la filosofia con la musica, con la canzone, con il teatro, e si parla di futuro, ma soprattutto si fa una riflessione sul futuro, e credo che questo sia un grande valore della musica, spingere ad una riflessione. Esistere senza pensare che il destino decide tutto quando ancora sei bambino. La meraviglia, oltre che la bellezza, contiene in sé l'idea di stupore. Quali sono gli occhi nuovi con cui adesso ti piace guardare il mondo? Gli occhi della musica ti permettono sempre di rinnovare uno stupore originale, perché resti in qualche modo sempre un po' bambino, non dico ingenuo, ma con quella felicità, con quella appunto voglia di scoprire, di sorprendersi. Quindi sicuramente con questi occhi, gli occhi della musicista. E poi gli occhi anche di chi attraverso un viaggio di esperienza ha oggi la consapevolezza di quello che vuole essere, soprattutto di riconoscere quelle che sono le piccole cose importanti, che sembra così scontato dirlo, in realtà
realtà serve dirlo per ricordarselo. E attraverso la magia della musica, attraverso la forza, il potere della musica, davvero si riesce ad ottenere quello stupore. E ogni giorno per me è il privilegio di poterlo fare con questo compagno straordinario che è il pianoforte, questa macchina meravigliosa che davvero riesce a portare verso orizzonti che non ti aspetti, sorprendenti e in qualche modo appunto pieni di stupore.